Finalmente. Ragazzi. Pronti qua, ragazzi? Pronti qua. Si parte subito dopo una bella colazione. Da Mazzari. Da Mazzari. Adesso direzione Street Food Festival. A San Donà di Piave. San Donà di Piave. E un'oretta di viaggio. Dovremmo essere là. In teoria speriamo di trovare, sì, il traffico. Dopo, insomma, stiamo a vedere. E noi ci vediamo là. Siamo arrivati finalmente dopo aver trovato parcheggio. Ho fatto un po' di fatica, però la prima cosa che abbiamo notato è il panorama che c'è qua, che ora vi faremo vedere. Siamo qua, ho fatto due o tre giretti e ci siamo accorti che dietro dove c'è la manifestazione c'è un parco enorme, non sapevamo neanche ci fosse. Immenso. Immenso, e oltretutto c'è addirittura la possibilità di grigliare, è una roba impressionante. Sì, però noi siamo qua per riprendere la manifestazione, no? Sì, beh, non stiamo a perderci, abbiamo visto addirittura delle giostre e dopo abbiamo visto una giostrina così. Dopo un giro lo facciamo. Bisogna, obbligatorio. Ragazzi, siamo qua che adesso ci accingiamo a mangiare. Finalmente. Dovete capire, questa roba qua, guardate la faccia, è grande quanto una faccia sta roba, è una roba enorme. Allora, andiamo a illustrare cosa abbiamo preso. Gnocchi al mirtillo. Gnocchi al mirtillo con fonduta di gorgonzola. Impressionante. Questa che avete visto prima, che è enorme, sono un cuoppo. Cuoppo si chiamano. Sono striscette di pizza fritta con pomodoro e mozzarella. Esatto, proprio freschissima. Una pizza. E in più, come antipastino, un attimo che la nostra collega qua collega ci passa che ha già mangiato anche lei, ovviamente, ci sono le chips di zucca, ragazzi, una roba impressionante. E noi adesso con le chips come c'hanno quel dolce della zucca accompagnato dal salato, del sale naturalmente. Sì, e oltre a questo volevo soffermarvi su questa cosa qua. Sto tirando fuori la coda di un gatto da qua. Io come faccio a mangiare sta roba? Sto estrapolando un topo dal cartoccio. Aspetta che ne estrapolo un altro topo. No, è piccolino questo. Quella parmigiana che c'è sopra si sente subito all'inizio, appena si mette il boccone in bocca, si sente ancora la mano un po' sporca del contadino che è andato a mungere la capra per fare il parmigiano. Fammene estrapolare un altro. No. Attenti al boccone dell'anno. Adesso io andrei a assaggiare. Hanno messo addirittura il mirtilletto qua, che vaga in mezzo al gorgonzola, con le mani sporche di pomodoro e parmigiano reggiano, con le braghe sporche di parmigiano reggiano. Io andrei a assaggiare gli gnocchetti. Aspetta che prendo anche un po' di gorgonzola qua. Tu senti quel gorgonzola che ti arriva così sparato in vena, però c'è la morbidezza del gusto del mirtillo che ti fa calare un attimo, vero? Sì. Diciamo che praticamente le prime sensazioni che si provano quando si mangia questo piatto è di avere un piede ficcato in gola. Dopo però si attenua tutto con la dolcezza del mirtillo. Questo è il secondo. Crosticini abruzzesi di agnello. Agnello sono? Agnello, quindi saprà un po' di frenulo. No, vabbè, parte di scherzo, dai. Guardate che robetta. Boh, via. Sa da vino. Che vino? Sento gusto di vino io. Buonissimo. Questo secondo me è il piatto che vince oggi. Ragazzi. No. Adesso seriamente. Parto il frenulo. È buono perché di solito l'agnello c'è un gusto un po' selvatico.
un po' una carne particolare che non tutti può piacere, però cotta bene, morbida, non è secca, non ha quel stopposo che non ti fa mangiare la carne, proprio tenera. Invece adesso ragazzi passiamo al dolce, perché come ogni pranzo che si rispetti, primo, secondo, dolce. Ora vi faccio vedere cosa abbiamo preso qua. Ma cos'è? Cos'è allora, sta roba? A voi sembrerà semplici biscottini della nonna. In realtà sono dei spacciatori di stazione. Fatevi avanti. Sono semplicemente biscotti di canapa con sopra del bel cioccolato fuso. Andiamo con l'assaggio. Allora, l'odore c'è da zucchero. Dai qua col boccone. Sì. No. È un biscotto. Un biscotto. Un buon biscotto. Buono. Io pensavo quindi di zucchero di trovare chissà quale sapore strano. Anzi, provo a vedermi, c'ho già gli occhi rossi per caso. No. Però buon biscotto, era anche bello. Era bello croccantello. Croccantello, ma... sì. Prese finite, ormai abbiamo finito, sono le 7.01, sono ancora stamattina. C'è un freddo che è una roba impressionante. Aspetta che adesso ci ammazziamo qua, le scale. E niente, adesso andiamo alla macchina. Bel festival comunque. Sì, bello pieno di persone, bello pieno, bella roba da mangiare, una roba strana, molto sì. Particolare, bella gastronomia. E basta, ora ci saranno delle sessioni intensive di montaggio.